Vogliamo parlare del fatto che è diventato un orso? Necessario? Non ora. Ripariamo il cerchio di protezione e torniamo a casa. Che cos'è successo al cerchio? Sei stato tu. Quindi dai la colpa a me? Non ti sto incolpando, Atreus. Beh, con quella voce... Sinistra! Fuoco in arrivo! Nista! Allora, ragazzo, tralasciando le tue abilità linguistiche e di mentalismo animale, hai altre capacità magiche da riferirci? Non proprio. E con Fenrir? Che intendi? Quando è morto l'incantesimo? No, io non... Ma c'era una luce. Non so di cosa tu stia parlando. Forse per via del Fimbulwinter. Può capitare, l'ho visto. Conosco dove siamo ora. E questo sangue? È tuo, Atreus. Davvero? O è tuo o di qualche tua preda che hai trascinato, direi. Non so se questo mi fa sentire meglio. Questo. Asia. Contano le intenzioni, solo le conseguenze. Cosa possiamo fare? Niente. La natura farà il suo corso. Tempesta in arrivo. Non faceva già freddo? Ci siamo quasi.
Fuoco dall'alto! Bandito, a sinistra! Dietro di te, in arrivo! Sì, fagliela vedere! Fuoco in arrivo sulla destra! Wow! Erano molti! C'è voluta tutta la notte. Forse quando l'ho sistemato erano dentro il cerchio. A volte vorrei che il Tempio di Tyr funzionasse, così potremmo uscire da Midgard. Il Fimbulwinter affligge tutti i regni. Ok, ma com'è possibile che siano peggio di così? Ehi, Svanna! Non hai paura, tu! Sei coraggiosa! Brava, cucciola! Così! Ci sa fare con loro. Non mi sorprende. Specky! Stai bene? È solo un tuono! Brava, cucciola! Brava! Atreus! Controllo solo... A letto! Sì, signore. Rispetto al solito, questa serata è stata anche troppo movimentata. Ammetto però che sembrava di essere tornati ai vecchi tempi. Noi tre che esploriamo un angolo di foresta mai visto prima. È da un po' che non ti unisci a noi, se è questo che intendi. Oh, beh, ero solo stanco, credo. Quando hai visto una caccia, le hai viste tutte. Come fai a essere stanco se non dormi mai? Ci sono altri tipi di stanchezza, ragazzo. Capirai con l'età. Ora riposate come si deve, fratelli miei. Al mattino è tutto più luminoso. Cos'è sta? Prendi l'arco! Posso entrare? Ho dell'idromele. Non mi troveresti di compagnia. No. Sono sicuro che avremo molte cose di cui parlare.
al posticino. Devi dirmelo prima che lo versassi. Perché sei venuto? Per una visita di cortesia. Tu mi sembri una persona calma e di buon senso. Lo sei? Una persona calma e di buon senso? Se è il momento di restare calmi. Direi che il momento richiede la calma. Già. Tu sai chi sono. Prima dell'arrivo dell'inverno ci sono state delle incomprensioni. Deplorevoli. Ma ora abbiamo tutte le idee più chiare su chi abbiamo davanti. Ora, quello che hai fatto ai suoi figli era autodifesa. Morire è ciò per cui noi Aesir viviamo. E poi, sinceramente, erano degli incapaci. E invece Baldur, lui era importante. Era il mio miglior segugio, mi era vicino. È vero, era partito di testa, certo. Ma lui mi era utile e ora non c'è più a causa tua. Mi segui? Tu sei in debito. Con te non ci si diverte più. Che cosa vuoi? E se dicessi la pace? Come vede la pace questa stimata vecchia gloria del dio della guerra? E se non ci uccidessimo a vicenda? E se tu restassi a casa a spassartela, senza attaccare briga con me? E io farò lo stesso con te. Questo significa che quello là deve smettere di cercare Tyr. Già, sappiamo cosa stai combinando. Devi smetterla. I vecchi metodi di Tyr sono morti. Lui è morto. Capisci? Tutto qua, così siamo pari. Renderò l'offerta più allettante. Ti farò tenere il prigioniero che tu mi hai sottratto. Proprio così. Lo so che sei qui da qualche parte, stronzetto dalla parlantina sciolta. Perché dovremmo credere alle tue parole? Quando mai le tue promesse hanno avuto valore? Eccolo lì, il mio vecchio complice e sodale. Ha perso peso. Se lui ti assicura che la neve è bianca, sta mentendo! Che saggezza è mai questa?
Possibile che la testa più sapiente non veda al di là del suo naso? Che tutti vogliamo la stessa cosa? E va bene. Ecco un'offerta di cui puoi fidarti. Salderò il tuo debito con la mia ex. Terrò Freya alla larga da te. Metterò tuo figlio in salvo. È questo che ti preme, giusto? Beh, che ne dici? No. Non metterci tutto il giorno. Finalmente. Finalmente tu non sei di queste parti. Qui c'è la tradizione dei pagamenti di sangue. Prendo un pezzo di te per ogni pezzo della mia famiglia che mi hai sottratto. Impara. Ora mostrami cosa sa fare il famoso assassino di me. Non cercare lo scontro con tuo fratello. E chi se ne frega? E tu eri il dio della guerra. Avevi appena iniziato a combattere! Sei davvero un fallito! Sei un insulto ai miei figli! Assurdo che tu li abbia sconfitti! Conosci il mio passato? Il fantasma di Sparta! Certo. Allora sai di cosa sono capace? Fammi vedere! Finalmente una lotta! Speravo di vedere le tue lame, però non arrivano al tuo comando! Mi offendi se non ti impegni! Mostrami la bestia dentro di te! Impegnati di più! Scusa per la tua statua, Tyr, moralista Bakuku. Non esiste gioco senza gioco spot, giusto? Hanno iniziato i tuoi figli! Bene! Dovresti essere più forte! Oh.
diventare padre. Pulirti la coscienza non funziona così. Tu sei un distruttore come me. Oh no! Decido io quando è finito. Non me ne vado finché non lotti veramente. Giù! Ma guarda, ti provi a ricordarti le vecchie mosse. E tu avresti ucciso i miei ragazzi. Mostrami chi sei. E questo sarebbe il dio che ha ucciso Pantheon per un'offesa! Una tua priorità. Che cazzo hai detto? Modi ci ha cercati perché ti temeva. È morto a causa tua. Oh, ecco un padre modello. Mi è familiare. Ma che... Non importa. Non me ne frega un cazzo dei tuoi consigli paterni. Voglio il dio della guerra. Minore di te. Ma io non sono come loro. E tuo figlio, il padre di tutti, ha progetti per lui. Eccolo qui. Eccolo, il dio della guerra. Hai pagato il tuo debito di sangue.
Ci vediamo. Te l'avevo detto che ce la faceva. Kratos, siamo Sindri e Brock. Che battaglia. Possiamo... A casa, ora. Odino è con Atreus. Oh no. Preparo una via di fuga. Forza! Non ci vorrà. Beh, è bello vedere che ti stai facendo nuovi amici. Potente quel Mjolnir, eh? Sai che siamo stati noi a crearlo? Me l'hai già detto, sì. Lo so. Non pensavo stessi ascoltando. Almeno è stato bello vedere che l'ascia gli ha tenuto testa. Lo scopo era quello, in fondo. Ecco, questo ti porterà a casa. Ehi, un'ultima cosa, piccoletto. Se gli Aesir ti sono entrati in casa, deduco che il tuo cerchio sia andato. Dopo aver scacciato Odino, hai un altro posto in cui riposare stanotte? Senza riposo fai la fine di quel testone. Non abbandonerò casa mia. Ah sì? E cosa impedirà all'onni rompicoglioni di spiarti o di ridurti la casa in polvere mentre stai dormendo? Niente! Ecco cosa. Va a prendere il tuo ragazzo e io dirò a un certo tizio di ospitarti a casa sua se ne avessi bisogno. Fratello! Ti stavo venendo a cercare. Sei ferito. E tu? Che cosa voleva? Mi ha pagato per il tetto e mi ha invitato ad Asgard. Davvero? Non vi sentivo quando stavate fuori. Io gli ho detto di no, ovviamente. Bene. Perché cercavi Tyr? Se ti avessi detto che lo cercavo, tu me l'avresti proibito. Che hai nascosto la verità a me. Io te lo volevo dire. Lo volevo davvero, ma ora che lo sai, dovresti vedere una cosa. No. Abbi fiducia in me, vedrai... Fiducia! Tu hai tradito la mia. Fa che la riguadagni. Che ti mostri cosa ho scoperto. E poi, non ci siamo liberati di Odino, né di Thor. È chiaro che possono entrare in casa nostra e fare danni ogni volta che vogliono. C'è solo un modo per levarceli dai piedi. E credo di sapere qual è. Signore.
Prendi la tua roba. Sei pronto? Vai. E tieniti il resto, bastardo! Dove andiamo? Al tempio nella foresta selvaggia. Perché? Ti spiegherò quando arriveremo lì. Odino ha detto altro mentre eri fuori. Sì, ha detto che non gli importa più di Jotunheim, che i giganti possono tenersi i loro segreti. Lui ha trovato il modo di scongiurare il Ragnarok. Lo saprà che i giganti sono tutti morti. Mi preoccupa di più che non gli importi più nulla. Che avrai in mente? Che è successo qui? Siamo così vicini a casa. I banditi ora si scannano tra loro. Non sono le loro frecce, c'è qualcos'altro qui. Eccone altri, morti da poco. Sono entrati tutti mentre il cerchio era rotto. Sì, oppure Odino ha spezzato l'incantesimo di protezione. Cosa vedi? Solo tracce di animali. Il ponte è vicino. Oh! Il ponte è crollato. Dovremmo raggiungere il tempio in un altro modo. Perché sei venuto fin qui da solo, ragazzo? I miei sogni mi hanno attirato qui. Sogni. Ehi, prova a usare le tue lame per tirarla giù. Wow! Quello è ancora vivo. No, guarda meglio. Ah, banditi di El. Chi è stato? Immagino sia troppo sperare che un loro nemico sia un nostro amico. Probabilmente sì. Ehi! Potevi avvisare! Chi può aver appeso in questo modo i banditi? Vedi qualcosa laggiù? Oh!
Aspetta. Wow, porca miseria, cos'è stato? Qualcosa di potente e pericoloso. Fa attenzione. Oh sì, faccio sempre attenzione. Qualsiasi cosa sia, è veloce. Ecco il tempio. Dobbiamo solo raggiungerlo. Quando è crollato questo ponte? Tempo fa. Non sono stato io. Ricordi quando ho detto che qualcuno può aiutarci ad avere risposte sui giganti e Loki? Parli di Tyr, il dio della guerra di queste terre. Lui è morto. Beh, per essere un morto, Odino ce l'ha messa tutta per non farlo trovare. Sapeva che Tyr poteva unire i regni contro di lui. Inoltre, Tyr era il principale alleato dei giganti, quindi... Basta! Ancora offerte per Odin. Non credo gli importi.
L'altra volta quel pilastro non c'era. Come dicevo, Tyr era un alleato dei giganti, per cui se lo troviamo starà dalla nostra. E se c'è qualcuno che sa chi dovrei essere, è lui. Se è là fuori, dobbiamo trovarlo. Non possiamo non farlo. Un po' troppi sì, Atreus. Che cosa sai? Lo vedrai. Che ne pensi? Non so cosa abbia trovato Atreus, ma dice che ha delle prove. Siamo venuti fin qui, scopriamolo. Quanti morti? Meglio proseguire. Troppo tardi. Padre, usa le lame! Bruciali! In arrivo, da dietro! A destra! A destra! Fuoco in arrivo dall'alto! Congelato! E adesso? Dietro! Occhio a destra! Arrivo! Dietro di te!
Adoro come il Fimbulwinter abbia esaurito tutta la magia da noi acquisita. Ma continui a generare nuovi orrori. Che tempismo! Questa l'ho sentita, fratello! Saliamo. Ci sono. È diventato piuttosto bravo. Un'altra scena macabra.